Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 17. Prosegue il nostro campionato. Prossimo weekend siamo in tensione per queste ultime gare, ultime 4 gare, ultimi due video dedicati a questa stagione. Vedremo se ce ne sarà un'altra in Moto2. Tutto dipenderà da queste 4 gare, dove Pino sta inseguendo Morbidelli. 19 punti ci separano dal pluricampione del mondo, visto che gli ultimi due campionati li ha vinti lui. 19 punti, quindi, come dicevamo nello scorso video, se riusciamo noi a vincere le 4 gare e Morbidelli arrivare secondo, secondo, vinceremo di un solo punto. E quindi si lotta, si lotta. Bonus immediato, esperienza, controllo, accelerazione, posizione, corpo, reputazione. Andiamo con questo qui, vai. Posizione corpo. Allora, per queste ultime 4 gare, come detto, dovremmo ricevere anche i nostri bonus per quanto concerne il miglioramento della moto. Eccoli qui, sono arrivati. Sono arrivati i miglioramenti, aspetta qui. Pilotino terzo, de 47.000, Fumagalli ottavo, ma quando mai Fumagalli può arrivare ottavo? Ok, vabbè. E pronti per il Gran Premio di Motegi, abbiamo 1.100.000, vediamo, dai. Scendiamo in pista. Ah, una piccola occhiata alle prestazioni della nostra moto, giustamente, già che ci siamo. Siamo con 92 maneggevolezza, 95 freni. Mancano i 3 step che però non andremo a fare al momento, perché manteniamoci per la prossima stagione, anche perché quanto ci costano questi step? 60, 60 e 70. Vabbè, così dovrebbe andare bene, si spera che vada bene. Comunque vado a farmi le mie qualifiche qui a Motegi, ci rivediamo direttamente in gara. Allora, fatti un paio di giri e onestamente non va un granché bene. Maledizione, non ho potuto fare meglio di questo tempo, ci ho provato un paio di volte, ma evidentemente perdiamo in alcuni frangenti, non riesco... Attenzione, Fumagalli nono, che è successo a Fumagalli? Attenzione, miracolo di Fumagalli, sta di fatto che Morbidelli fa la pole, noi ci dobbiamo accontentare della quinta posizione, ma il problema non è tanto questo quanto il ritmo di gara, perché se già ho visto che in qualifica ho avuto molte difficoltà, figurarsi in gara, non è per niente facile, non è per niente facile, aspettano 4 gare difficili a partire da questa di Motegi, poi ci sarà l'ultima anche la... In Spagna soffriamo sempre tantissimo a Valencia e quindi non lo so, non si mette bene per il nostro Pino, ma non ci rassegniamo, lotteremo fino alla fine, qualunque sia il risultato, qualunque sia la posizione. Calcolate, siamo al nostro esordio in Moto2, siamo secondi nel campionato mondiale, stiamo lottando contro un mostro come Morbidelli, che ha vinto mille gare prima che arrivasse Pino, le ha vinte praticamente tutte. E quindi dai, Pino come sempre ce la metterà tutta, perché Pino non si arrende fino alla fine. Fino alla fine si sportellano anche tra compagni di scuderia. Attenzione Oliveira che sportella Morbidelli, ma Morbidelli ha uno scatto migliore, noi ci mettiamo all'interno perché sennò ci buttano fuori. Arriviamo su Oliveira. E qua c'è la prima parte del tracciato, soffro veramente tantissimo, arrivavo con... nonostante abbiamo dei freni... Attenzione, Fumagalli! Fumagalli qui davanti! Attenzione a Fumagalli! Mi raccomando, Fumagalli! Faccia il bravo! Attenzione, qui riguadagniamo un pochino... Pochino se non ci sportella Baldassarri. Tezio, vattene a fanculo. Non perdiamo di vista Morbidelli. Non ci tamponate. Questo è Pasini sicuro. No. Vabbè, adesso c'è Oliveira, ma prima c'era tamponato Pasini, secondo me.
Attenzione qui alla staccata. Arrivato per un pelo Pino, per un pelo a fare la curva. Si soffre tanto. Può anche mantenere la gomma in buone condizioni, non sarà facile. Vai Pino, non perdere di vista Morbidelli. È lui il nostro obiettivo. Quanto non sia facile qui a Moteggi, ma anche le prossime gare non sono facili, quindi bisogna lottare. E dai, cazzo, che questi ci tamponano, dai. Qua è sempre successo comunque, ci sono alcune piste dove proprio bestemmiamo tanto perché l'intelligenza artificiale è deficienza artificiale più che in altre piste. E quindi noi qua dobbiamo soffrire con sto baldassare di merda che ci sta facendo perdere tantissimo tempo. Maledizione. Nel frattempo Morbidelli se ne va. Vabbè, niente da fare, mi sa, qua. Con questi che ci tamponano in questo modo non c'è proprio niente da fare. Tamponano anche tra di loro. Ci spingono all'esterno. Noi sbagliamo perché per evitare sti coglioni di merda. Fottuta deficienza artificiale. Morbidelli va in seconda posizione, quindi probabilmente va a fare i punti necessari per mettere un'ipoteca sul titolo mondiale, mentre Pino qua viene tamponato, viene tamponato. No, no, dai, così non si può giocare, porca la troia di Eva. Poi dite perché faccio traiettorie diverse da quelle normali, perché per gli altri noi siamo invisibili. Non posso fare le traiettorie che andrebbero fatte. Eventualmente. Perché l'intelligenza artificiale, come ogni anno, è programmata con il culo. Vabbè. Qui mi sa che Pino va a perdere il mondiale, definitivamente. Baldassarri devi togliere dal cazzo, però. Cerchiamo di comunque arrivare in modo dignitoso alla fine di questo Gran Premio di Moteggi, dove questo è uno di quelli dove si sente di più la mancanza di intelligenza artificiale. Anche negli scorsi appuntamenti degli scorsi campionati andiamo in quinta posizione, Morbidelli secondo, quindi va a guadagnare tantissimo sul nostro Pino che qua splasha male, ma per forza, altrimenti non ci fermavamo. Traiettore dobbiamo fare per evitare, cioè dimmi tu se io devo vedere dietro dove cazzo vanno questi per evitarli. Vabbè, questo è quanto, niente da fare per Pino qua a Moteggi. C'è proprio da evitare gli altri piloti, ma cosa impossibile. Quindi andiamo a 28 punti da Morbidelli. E è difficile se non impossibile andare a vincere. Dobbiamo eventualmente vincere tutte le altre gare, ma non,
non sarà per niente facile e soprattutto Morbidelli non deve arrivare sempre secondo nell'eventualità. Quindi prepariamoci per la prossima gara cercando di limitare i danni a questo punto, perché non sono piste a noi favorevoli. Adesso vediamo Phillip Island, andiamo subito a fare le nostre qualifiche, ci rivediamo direttamente per la gara. Fatto il nostro giro di qualifica, vediamo gli altri. Attenzione, Fumagalli era lì. Guardalo lì Fumagalli, che cazzo è successo a Fumagalli? Attenzione, è stato dopato pesantemente per questi ultimi Gran Premi. Terzo Fumagalli, secondo Morbidelli. Cioè adesso va a finire che Fumagalli ci butta pure sotto. Attenzione, attenzione che si insinua Fumagalli. Ma che è successo? Nelle ultime gare, adesso con gli ultimi miglioramenti della moto, cioè è migliorato in modo abnorme Fumagalli dall'ultima posizione alla terza, così a gratis, e noi invece lottiamo ancora più di prima con estrema difficoltà. Vabbè, se Fumagalli ci aiuta, che ne so, tipo investe Morbidelli, così in amicizia glielo diciamo nei box, magari gli aumentiamo lo stipendio per il prossimo anno se ci fa sto favore, eh. Ce ne può chiedere pure 200.000 come ha fatto Napolitano. Solo Napolitano dopo due stagioni. Magari glieli diamo anche dopo una. Se mi butta giù Morbidelli, eh. Mi raccomando, Fumagalli, faccia il suo. Guardalo lì Fumagalli, di prepotenza. Attenzione adesso. Concentrati. Concentrati. Siamo attenti a Fumagalli. Morbidelli, Fumagalli. Una lotta senza frontiera. Noi pensiamo alla nostra gara, nel caso. Attenzione, Fumagalli ha perso la posizione, maledizione. Fumagalli, mi raccomando. Si faccia valere. Da quando gli hanno dato quell'obiettivo a Fumagalli si è infogliato male. Attenzione. Il problema è comunque Morbidelli secondo, perché non ci è utile come posizione. Ciò non toglie che può arrivare anche primo, visto che ci sta attaccato agli scarichi. Se non qua sbagliamo però, puttana Eva. Attenzione qua, curva pericolosissima questa qui. Non facciamo passare Fumagalli. Adesso Fumagalli. Morbidelli. Facciamo da tappo. Attenzione qua che dobbiamo sfruttare l'uscita prepotente. Ma ormai ha dato anche un bel po' di distacco Morbidelli da Liuti, quindi attenzione qua, si sta sbiellando la moto. Ma la traiettoria, che cazzo di traiettoria è? Cioè io la lascio perché non mi ricordo il tracciato, non mi ricordo, ma ce l'ha data nel finale. Che cazzo di traiettoria è quella? Dovevo frenare già da qua, ma pesantemente anche. Io le lascio le traiettorie, ragazzi, perché non mi ricordo le curve. Facciamo poca pratica, giusto il giro di qualifica. Però se mi deste traiettorie farlocche, io qua vado dritto, io a testa bassa, Pino. Ma Morbidelli, chi lo ferma più Morbidelli? Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio. Nell'ultima gara purtroppo a Motegi non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma proprio non siamo riusciti ad ottenere niente di buono, se non tante botte da parte degli altri piloti, ma proprio di brutto. Attenzione qui. Abbiamo finito già la gomma anteriore al secondo giro. Porca troia. Questo è un grosso problema per il nostro Pino. Un enorme problema. Manca l'ultimo giro.
Non andiamo senza gomma. Prendiamo prima, prendiamo prima. Prendiamo ancora un po' prima. Dobbiamo frenare, ma va bene, va bene. Teniamola, teniamola. Attenzione. Di traverso, Pino. Adesso è difficile controllare la moto perché i pneumatici non sono in ottima condizione, quindi si soffre ancor più del normale. Mentre Morbidelli si sta avvicinando pian piano. Si rischia ancora di più qui. Occhio. Vai Pino, attenzione alla prossima curva dove soffriamo tantissimo. Prenditi l'interno della curva, prenditi l'interno Pino, vai così. Attenzione che è andato a sbagliare Pino, è andato a sbagliare Pino. Si incrociano le traiettorie. Fortunatamente stavolta il motore ce la fa e Pino va a vincere, ma... Attenzione, lì dietro Fumagalli. Non è vero, Fumagalli undicesimo, non l'avevo confuso con Marquez. Andiamo a vincere, ma comunque siamo a 23 punti da Morbidelli e mancano due gare, quindi tra cui Valencia, dove noi andiamo a soffrire tantissimo, e quindi a meno che Morbidelli non faccia una brutta fine. Questo è giusto un'idea che diamo al nostro Fumagalli, che poteva fare a kamikaze lì nella prima curva, ma non l'ha fatto il nostro Fumagalli. È arrivato undicesimo, maledizione. E vabbè, andiamo avanti noi, andiamo avanti ragazzi. Ci vediamo poi con il prossimo appuntamento, che sarà l'ultimo di questa stagione. Stagione che probabilmente a quel punto si raddoppierà per la Moto2, perché noi vogliamo vincere il mondiale di Moto2. Quindi probabilmente dovremo rifare un'altra stagione. Probabilmente sì. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Comunque mi raccomando, lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook e sul secondo canale Twitch per le live. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.